Misure di sicurezza imponenti in vista della manifestazione nazionale del PD in programma domani a partire dalle 11 a Como. In questura è stata allestita una sala operativa interforze per coordinare tutti gli uomini delle forze dell'ordine che saranno impegnati per garantire l'ordine pubblico. Questa mattina l'elicottero della polizia ha effettuato una ricognizione nei cieli della città. Il velivolo sarà a disposizione anche domani e in caso di necessità sarà utilizzato anche per girare immagini dall'alto. Confermato anche l'imponente dispositivo di sicurezza che scatterà a partire dalle 9 e rimarrà in vigore fino al termine della manifestazione. Sarà vietata la sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli in via Vittorio Veneto, da largo Borgonovo a viale Poecher, in viale Poecher, angolo via Masia e via Sinigaglia, angolo via Masia e tra lo stadio comunale e l'area dal monumento ai caduti al Tempio Voltiano. In largo Borgonovo, nell'area riservata agli autobus, la sosta sarà possibile solo per la discesa e salita dei partecipanti alla manifestazione e anche lo spazio di via Regina Teodolinda sarà riservato ai bus a servizio dei manifestanti. In caso di rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica, potrà essere disposta in qualsiasi momento la sospensione della circolazione attorno allo stadio. Per motivi di sicurezza, sono stati rimossi 200 cestini in un raggio di 200 metri dal palco della manifestazione, posizionato sul lungolago Mafalda di Savoia. Per limitare il disagio, il comune di Como sistemerà alcuni sacchetti trasparenti sulle paline.